strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore. È un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao. Saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri dei campi agli aerei del cielo. Questa era la prova, poi la facciamo in trasmissione e verrà male perché la prova è venuta bene e quindi... Da Sanremo, The Day After! Ecco, i sopravvissuti a una settimana di canzoni, di fiori, di comici, di... poche polemiche poi! E soprattutto sì, c'è stata la pioggia che a Sanremo è un evento veramente, c'è sempre il sole, però oggi, ieri siete stati eroici perché avete riempito la piazza, fatevi un applauso, avete riempito la piazza con gli ombrelli sotto la pioggia, non è andato via uno, anzi più stavamo e più eravamo, e questa guarda, è una cosa commovente. Guarda che non sono gli stessi, quelli di ieri sono tutti a letto con l'influenza, sono nuovi. Buongiorno! Andrea Pistoso! Buongiorno! La social band! Entrare nel vivo di questa puntata, sì. Subito, è sceso tra il pubblico Perroni con un salto atletico. La voce del popolo, io posso fare anche di più, posso lanciarmi in mezzo alla gente. Attento ai fiori che a Sanremo, assicurato dalla Rai. Calpestare un fiore a Sanremo sono 4 anni di galera. Io non ho calpestato alcun fiore, vorrei sentire dalla viva voce del pubblico se approvano la vittoria del volo. È contenta lei, signora? Sentiamo la signora. Sono molto bravi e hanno unito un po' di musica. Ha beccato la mamma di uno dei tre, visto? Scherzo. Allora il papà dov'è, così evitiamo. Sentiamo qualche giovane qua, allora qualche signore. Tu. C'è un giovane? La tua preferenza? Ci sono, è? Guarda, pieno di giovani. Fragola e limone, fragola e limone, no. Una fragola per la signorina. La signorina voleva Lorenzo Fragola. Guarda, qui ci sta un nutrito gruppo di ragazze con cappellino. Sentiamo. Fragola. Fragola? Io sono contenta per il volo. È contenta? Lei è contenta per il volo. Ma tu, per esempio, è un genere musicale che hai mai ascoltato, quello del volo, quello che chiamano la popera? Poco, però comincerai. Ti volevo chiedere, diamo anche una speranza a tutti quei genitori che hanno dei figli minorenni cantanti o musicisti, cioè la scuola continua, giusto? Se no uno dice, mio figlio fa il cantante. No, sì, ho preso una settimana di scuola, ma poi dopo mi tocca studiare, quindi
Grazie, quindi grazie a nome di tutta l'associazione di genitori. Beh, un messaggio molto chiaro, gli tocca studiare. Cioè, adesso se un professore ti vuole mettere un brutto voto, tu gli dici guardi, non gli faccio l'autografo. No, non credo. Eh? No, no, non credo. Credo che. Ah, ah, senti, sono il rapper di Radio Bruto Ciacleco. Rocco, Rocco Cant. Ah, 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 sono deluso, ma avete escluso. Ah, ah, no. Ah, ah. Sì, sì, sì. Perché? La colpa è tua, è solo tua. Io? Ah, 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 non mi viene più la rima. Ah, ah, ah. C'è una che comincia con Mortacci. Se... No, ah, no, bravo, Marco Re. Ah, non ah, sono ah. Io. Picchiata a questo festival. Bianca Azzei. Ciao a tutti. Con un cappello meraviglioso. Grazie per l'invito, mi sto divertendo un sacco, davvero. Vedi, io, la Bianca è stata straordinaria, perché è arrivata qua prima, no? Prima dell'inizio della trasmissione, ha detto, ma io posso rimanere qua proprio durante la puntata che mi diverto, me la guardo. Sì, sì, mi piace, abbiamo già, insomma, canticchiato qualcosa. Bello, poi c'è il sole, splende il sole, si sta benissimo. Splende adesso, è un ottimismo. Beh, dai, per me. Beh, dai, io intanto molto ottimista. Rispetto a ieri. Il cielo, se beh, lei è di Milano, quindi esatto, per lei splende il sole qua. Senti, non fa assolutamente freddo, quindi questa già è una notizia. Prima di passare al tuo disco, Bianca! Spostatevi. Sì, ecco noi, Lorenzo Cherubini, Jovanotti! Sì, Jovanotti! Ciao Lorenzo! Abbiamo scritto che hai fatto una canzone, perché, apposta sì, per il social club. Siccome ieri ho sentito che pioveva, allora ho pensato che bisognava essere vicini a tanta gente che purtroppo si è magari ammalata ieri, allora, perché c'è questa malattia di cui nessuno vuole mai parlare. Quale? Che colpisce, poi non si può dire forse più, adesso, più è persone. La canzone. È la malattia che colpisce più persone al mondo e io voglio proprio appunto mettere il dito nella piaga. Perché allora, non se ne parla mai abbastanza. Mai abbastanza, e allora oggi mangeremo questo Jacques. Eh? Yeah, ah, un jacuzzi, cioè un atto d'accusa. Sì, sì. Vuoi che dica il titolo della canzone? Sono dei francesi qua che hanno predito al tuo jacuzzi. Io preferirei, veramente ieri sono stati qua eroici, 2 ore sotto la pioggia, esatto, esatto. E qualcuno si è ammalato, quindi allora, dedicagliela, vuoi dire il titolo, sei sicuro? Vabbè, diciamo che, allora, lo dico tutto, la malattia a cui mi riferisco è il raffreddore, cazzo, è una malattia, bravo, una malattia. E la canzone con questo di genio l'ho intitolata come? Il raffreddore. Grande, grande, complimenti. Lorenzo Jovanotti! Un applauso! Bravo! Lorenzo! Com'è bello questo mondo, dove tutto è un giro tondo, c'è chi ride e si diverte, gode di buona salute. Ma però c'è chi è costretto ad usare un fazzoletto e magari a stare 2 o 3 giorni a letto. Sto studiando la maniera per salvare questa terra dai cattivi, dallo smog, ma soprattutto dal raffreddore, ah, il raffreddore, ah, vorrei tanto liberare tutti i nasi costipati dal dolore, e il raffreddore, ah, da domani se va bene non avremo più bisogno del dottore. Ah. Per trovare un buon rimedio contro febbre e scarbottoni sono andato in Amazzonia, ho incontrato gli stregoni, sono stato in Himalaya dai fratelli tibetani, sono stato a Montezuma, ho parlato agli sciamani, il rimedio mi hanno detto è indossare un bel cappotto che ci scaldi le mucose e ci difenda dal raffreddore, e il raffreddore, ah, vorrei tanto liberare tutti i nasi costipati dal dolore, anche tu, il raffreddore, ah, da domani se va bene non avremo più bisogno, lo diceva c'è che mano, lo sostiene che mancina, non vogliamo mai più poco, non vogliamo più cantina, vorrei stare differente ai problemi della gente, con impegno e con ragione, grida no, raffreddore, e raffreddore, ah, vorrei tanto liberare tutti i nasi costipati dal dolore, e raffreddore, ah, tutti in mano nella mano in un grande abbraccio pieno di calore contro il raffreddore, cazzarola. Grande Lorenzo, grazie a Jovanotti, caspita Lorenzo, che emozione anche sul suo...
nuove proposte dei giovani. Giovanni Caccavo! Buongiorno a voi. Ciao. Wow. Ciao Giovanni. Che bello. Purtroppo Giovanni ha una bella voce, ma come vedete è bruttino, è basso, è gobbo. Lui ha sofferto molto, un po' come Leopardi. Nella biblioteca di casa. Senti, congratulazioni, quanto contento. Grazie. Sei? Da tantissimo. Tanto stanco quanto contento, e ho dormito 2 ore in 3 giorni, quindi immaginate quanto sono contento. Tantissimo, una festa pazzesca, e poi questo teatro porta con sé un'emotività indescrivibile. Chiunque dica che insomma è un palco come gli altri mente spudoratamente, perché c'ha una sua unicità. Sì. Giovanni Caccamo è stato con noi a Radio 2 Social Club. Sì, sì. Critico cinematografico Davide Donatello. Prima che lo saluta questo ragazzo. Sì, mi dica. Chi è quello che ha vinto cosa, il festival? Tra i giovani, sì. Ma ieri sera sai che l'ho incontrato al casinò? Io stavo a giocare in macchinetta. Ma non mi sembra il tipo. Ha fatto 3 pippi baudi, ha vinto lui. ma che razza di slot machine usa lei? Perché? Non lo so, ma sto ragazzo sta a vincere tutto. Ha vinto pure a casinò. È una vergogna. No, lo dico, le macchinette sono truccate. È il suo momento. Vabbè, troppo forte. Giovanni Caccamo. Ultima domanda di Valeriano, prima che vai via. Valeriano, un fan di Luca Barbarossa, ti volevo chiedere Giovanni, sì, siccome mi piacerebbe tanto che Luca vincerebbe ancora, vincesse. Vabbè, non l'hai vinto ancora, perfetto. Allora ti volevo chiedere, siccome stiamo facendo con tutti i fans una colletta, ma quanto bisogna pagare per vincere il festival? Ma che dici? Ma come pagare? Ma che stai dicendo? Stai scherzando? Ma che ho detto, scusa, perché non hai pagato niente? No. Ma lui non paga. Ma caso mai paga Caterina Caselli? No, sto scherzando. Allora Luca, mi sa che tu non lo vinci più, se non si può pagare neanche. Grazie a Giovanni. Il bocca al lupo per tutto. Acquistato l'auto. Tutti se ne immaginano un po' una palla in paradiso. Non fa niente. Infatti l'inferno c'è un po' più di movimento. Sono le persone che si sono comportate bene, forse troppo bene. Troppo bene. Sai che noi nel nostro programma Radio 2 Social Club, attraverso Brancolo, sì, il nostro astrologo, sì, che ci è venuto a trovare, c'è Brancolo che legge le stelle per Radio 2 Social Club. Eccolo. No, vabbè, niente figa, che confuta. Beh, la sigla ci sta, non la rifiuto perché intanto voglio fare complimenti. Sì, ma non lo dico perché questo altro. Dimmi il nome. Enrico, non so, chi ti dico con chi vuole parlare? Con chi vorresti parlare in paradiso? Con chi puoi tu? Califano, no? Ah, con Califano. La prima volta che mi chiedono se si può legare solo con Califano. Ah, Brando, ti ha detto veramente culo. No, allora no. allora no, Califano. Ma senti, ma ormai l'hai detto. Visto, non aggraviamo la situazione, per favore. Che c'altro? Franco, mi senti, Franco? Franco, c'è Enrico Ruggeri qua che vuole parlare. Ti senti, Franco? È pronto, mi sentite? Sì, ciao Franco. A belli. Mi sto ascoltando qua dal paradiso. Si prende Radio 2? Sì, sono le due coglioni qua, una perché? Cosa. Perché? No, non si può dire. Mamma mia, voglio salutare Enrico e dirgli che fanno sentire il pezzo. Bellissimo. Sentito, che meraviglia. Magari un giorno ti vengo a trovare. Enrico fa gli scongiuri però. T'ho visto che te grazie, Enrico. Io vedo tutto da qua. Dico il pezzo fino a metà, perché poi qua a una certa ora chiude tutto. Ma sì, si va letto presto. Sì, ho provato pure a parlare con il principale, però... Ah, col Padre Eterno? No, il Padre Eterno non conta niente. E chi è? Andreotti, come hai detto. Ma il paradiso? Ma come c'è finito, poi vorrei sapere. Senti, salutami tutti e vi porto anche i saluti di Mike Buongiorno, che dice che il festival è sempre il festival. Ha detto allegria, io lo aggiungo in fondo. Va bene, vi porterò. Grazie, Franco. Ciao, e voglio bene. Bruce, vieni. In questa tua partecipazione, devo dire molto nobile, al festival, hai trovato lo spazio con Carlo sì, per ricordare anche questa partita. La partita del cuore, che è il 2 giugno, che insomma è una data, sarebbe una data particolare, insomma la festa della Repubblica, allo stadio di Torino.
Al di là di tutto bisogna dire che insomma è uno stadio bellissimo, è avanti di 30 anni rispetto agli molto altri bello. Stadi italiani, ma tutta l'organizzazione a denti stretti, ma lo devo dire, è uno stadio. Noi due anni fa abbiamo fatto una partita del cuore che ha raccolto tre signori, questo è, poi ci sarà l'album, no? Questo è il singolo che precede l'album. Senti, qui siamo al mare, è inverno. No, dico, ma non andare avanti, se ti venisse un'idea per una canzone, noi siamo disponibili, che dite? Ma che non ti sia di comando? No, c'è anche un Mi minore, c'è qualche. È un po' Mi minore. Non è Marotta, ma insomma. Ok, va bene, però dopo io cerco di spostarmi. Il mare d'inverno. E sono un film di gatto nero visto alla TV. Verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui solo a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera, è poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità, tracciano solo qui su strade dove la pioggia d'estate non cade. E io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno trascinato via. Assoluto della musica italiana. Enrico, è stato un grande piacere trovare.